Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Ieri ho raccolto questo meraviglioso broccolo. Non mi veniva in mente come poterlo preparare finché mi son detta: e se faccio delle lasagne con crema di broccolo? Quindi, eccomi qui a registrare. Gli ingredienti che ci occorreranno sono un broccolo, questo pesa intorno a 1 chilo. Poi le lasagne, io sto utilizzando le lasagne secche, però voi potete utilizzare anche le lasagne fresche. Se utilizzate le lasagne fresche le dovete sbollentare in acqua calda. Poi vado ad utilizzare 500 g di besciamella, due mozzarelle, 200 g di pancetta e il grana padano, quanto basta. Come prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola con dell'acqua, la portiamo a bollore per andare poi a sbollentare il broccolo. Dopodiché andiamo a pulire il broccolo. È tenerissimo, l'ho raccolto ieri. Vedete? Dobbiamo pulire in questo modo, togliere la parte fibrosa. Vado a togliere tutte le cime. Dopo averlo pulito, lo dobbiamo lavare per bene, mi raccomando, sotto acqua corrente e acqua fredda. Dobbiamo lavarlo perché all'interno possiamo trovare ovviamente degli animaletti. Vado a salare l'acqua. E vado a calare i broccoli. Faccio sbollentare per 10 minuti. Nel frattempo vado a riempire questa ciotola con acqua fredda. Se avete del ghiaccio, mettetelo all'interno, così una volta che tireremo fuori il broccolo, lo immergeremo direttamente all'interno dell'acqua congelata in modo tale da far rimanere il colore verde del broccolo. Trascorso il tempo, lo tiriamo fuori e lo immergiamo direttamente nell'acqua fredda. Guardate, guardate che meraviglia, che bel colore verde, mamma mia. Sono troppo contenta e troppo soddisfatta perché sto broccolo l'ho coltivato io e quindi per me è una grandissima soddisfazione, ma troppa, troppa, troppa. Comunque, ritorniamo alla ricetta. Adesso dobbiamo fare in questo modo. Un po' lo lasciamo intero, mentre l'altro lo dobbiamo andare a frullare. Quindi vado ad inserire il broccolo all'interno. Quindi questo lo lascio intero, mentre questo lo vado a frullare. La campana non vuole smettere di suonare. Comunque, dopo aver frullato e aver ottenuto questa bella cremina, la dobbiamo trasferire all'interno di una ciotola. Vado ad aggiungere la besciamella. Vado a mescolare il tutto. Lo mettiamo da parte. Prendiamo una padella, accendiamo la fiamma e la facciamo riscaldare. La padella si è riscaldata, vado ad inserire la pancetta. Faccio sudare la pancetta, dopodiché prendo i broccoli, li taglio a pezzetti grossolani e li inserisco all'interno in modo da far insaporire il broccolo con la pancetta.
Non appena la pancetta risulta di questo colore, andiamo ad inserire il broccolo che, come potete ben vedere, io ho ridotto a pezzi grossolani. Dopo aver fatto insaporire per bene il broccolo con la pancetta, possiamo spegnere. È arrivato il momento di andare ad assemblare la lasagna. Sul fondo della teglia in alluminio, io sto utilizzando questa, voi ovviamente utilizzate la teglia che avete a casa, andiamo a mettere un pochino di besciamella con la crema di broccolo. Ne mettiamo giusto un po' sul fondo. Vedete? In questo modo la spalmiamo bene. Ricopriamo tutta la base. Adesso iniziamo a sistemare la lasagna. Aver fatto il primo strato di lasagna, vado a mettere sopra un altro po' di besciamella con la crema di broccoli. Dopo aver messo la besciamella, vado a mettere i broccoli con la pancetta. E li distribuiamo sopra. Ovviamente dobbiamo farli bastare per tutti i vari strati che andremo a fare. Dopo aver fatto questo, andiamo a mettere sopra la mozzarella tagliata a fette. Ovviamente serviranno più di due mozzarelle. Adesso ripeto lo strato, però questa volta la lasagna, invece di metterla verticale, la metto orizzontale. Però prima mi sono dimenticata di mettere una bella manciata di grana padano prima della lasagna. Dobbiamo fare le cose bene. Quindi adesso metto la lasagna. Dopo aver messo la lasagna, ripetiamo nuovamente, quindi metto la besciamella con la crema di broccolo, poi metto il broccolo con la pancetta, la mozzarella, il grana padano e così via. Ho fatto l'ultimo strato, ho messo la crema di besciamella e broccoli, finisco con i broccoli e pancetta. Per ultimo una bella manciata di grana padano grattugiato. Volevo comunicarvi che ho inserito all'interno 5 mozzarelle. Con il grana padano abbondiamo perché si dovrà formare una bella crosticina. Alzo i bordi per evitare di sporcare il forno, anche se comunque io metto sempre una teglia sotto. E vado ad infornare a forno già preriscaldato, 200 gradi. Il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Guardate che meraviglia! Sono trascorsi 30 minuti, guardate che meraviglia, mamma mia, c'ho una fame che sto impazzendo. Sono trascorsi quindi 30 minuti, l'ho tirata fuori, adesso la lascio un pochettino intiepidire, così viene meglio poi a tagliarla. Finalmente è arrivato il momento di andare ad impiattare.
E la mia lasagna con crema di broccoli è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vediamo un po'. Come fila. Soffio. Buonissima. Mamma mia. Cremosa, filante, spettacolare.